È pronta a ripartire l'avventura dell'Azzurro Napoli Basket, quest'anno targato Givova. Domenica, infatti, al Pala Barbuto è previsto l'esordio in campionato contro Ferentino. Dà una continuità a quello che è stato l'inizio 2 anni fa, quando la proprietà ha avuto l'intuizione e la forza di riportare un titolo importante di Serie A a Napoli, e oggi i tifosi debbono convincersi che questa sia veramente un nuovo, pulito, onesto, come vuole essere questa proprietà nel ridare lustro a quello che Napoli ha vissuto in passato. Quindi sta a noi adesso dare credibilità e convincere i tifosi che meritiamo di una loro partecipazione. A Palazzo San Giacomo è stata presentata la squadra, il nuovo coach, lo sponsor tecnico e la nuova maglia. Ma soprattutto è stato presentato il progetto, finalmente concreto attraverso uno studio di fattibilità a norma di legge, per la ricostruzione di un nuovo palazzetto dello sport sulle ceneri del vecchio Mario Argento. È la prima volta che a Napoli dal 1960 si parte in maniera coerente alla legge per valorizzare un impianto sportivo. Non era mai successo. Il comune con i suoi massimi esponenti e con la parte tecnica ha dato solo collaborazione, solo buone idee, confronti, naturalmente non su tutto si è d'accordo, però zero blocchi, zero idee precostituite, quindi così come si lavora seriamente tra persone per bene. L'esempio che rende meglio è il Palaolimpico di Torino, quello di Sozzaki, quindi forme architettoniche estremamente semplici, perché è finito totalmente l'epoca degli archistar. Sono 9.600 posti divisi come in tutti i palazzetti tra posti fissi e posti telescopici. È totalmente polisportivo perché non ha senso oggi costruire qualcosa che sia dedicata a un solo sport, direi nemmeno se fosse il calcio. Sono 62 milioni e 500 il totale dell'investimento economico. Io credo che in un anno ci sia la possibilità di incantierare e nel momento in cui si incantiera, in 2 anni, 2 anni e mezzo.